Dopo la diretta del GF nella casa, si è assistito ad uno scontro molto acceso tra Pamela Petrarolo e Giulia Bruschi per le nomination. Ecco cosa è accaduto. Le nomination di martedì 19 novembre hanno scatenato polemiche tra gli inquilini del GF, in particolare quella di Clayton. Ecco come sono andate le cose ed il video già virale della lite tra Giulia e Pamela. GF, nomination del 19 novembre. Chi rischia l'eliminazione? Martedì 19 novembre è andata in onda la puntata del Grande Fratello, che ora tornerà al doppio appuntamento, il martedì ed il sabato. Il momento delle nomination ha come sempre creato delle tensioni ed ha portato ad una rosa di nominati che rischieranno questa volta l'eliminazione definitiva dalla casa del GF. A prendere più voti dai coinquilini alla fine sono stati Clayton, Lorenzo, Alfonso, Amanda e Jessica. Le nomination hanno spinto i concorrenti a confrontarsi nel post puntata sulle presunte strategie e tra le più arrabbiate per com'era andata la serata c'era Giulia Bruschi. La modella ha sbottato contro chi aveva votato Clayton a suo parere solo per strategia. Ci si nasconde dietro un'altra persona perché in realtà si vorrebbe nominare un'altra, ma è più semplice nominare un'altra persona per essere pulite. Tra le accusate c'era anche Pamela Petrarolo, e la situazione poco più tardi è sfuggita di mano. Scopriamo cosa è accaduto. Lite furiosa nel post puntata, cosa si sono dette Giulia e Pamela? Dopo la diretta gli animi si sono surriscaldati ancora di più e due delle inquiline sono finite ad urlarsi contro. Si tratta di Pamela del duo delle Non è la Rai e Giulia Bruschi. La modella ha attaccato la showgirl accusandola di poca coerenza, per aver votato alla fine Clayton Norcro. La Petrarolo una volta in camera ha ribattuto che le sue critiche non le sono piaciute. Il modo con cui mi hai detto, non capisco perché voi dovete votare tutti Clayton, non è bello. Giulia ha spiegato la sua posizione attaccando duramente Pamela. Secondo me non c'è coerenza, avevate detto che volevate votare altre persone. A mio parere non c'è una motivazione valida per votarlo. A questo punto la Petrarolo ha alzato ancora i toni e gridando ha esclamato: questa settimana con lui non ci siamo mai state, ci abbiamo preso un biscotto e per me in base al tavolo che ho intorno voto lui. Io non mi permetterei mai di mettere in dubbio la tua votazione, quando avrò un'altra persona da votare lo farò. La showgirl poi ha aggiunto sfogandosi visibilmente provata con Ilaria e Shaila: secondo lei non dovevamo votarlo, roba da pazzi. La Galassia ha sostenuto l'amica affermando: comunque Clayton è l'unica persona che noi frequentiamo meno, è una scelta sensata. A questo punto è intervenuta anche Shaila dando ragione alle Non è la Rai. La nomination è personale, secondo lei chi avresti dovuto votare? La situazione tra le due coinquiline, dunque, si presenta molto tesa e di certo nella prossima puntata Signorini mostrerà la clip della lite che è già diventata virale a poche ore dalla diretta. Cosa ribatterà Giulia?